Comunque, con l'ultima boccia ha chiuso il passaggio. Vediamo cosa si inventerà Sabatini con le sue due bocce. Ah sì, tirerà di volo alla corta. Tirerà di volo la corta sperando nel colpo da biliardo. Vediamo, la colpisce, vediamo, le bocce vanno all'angolo, una si incasta perfettamente, Mamma l'altra mia, ancora meglio. mamma mia. Qui credo, il tiro è stato bellissimo da parte sua, ma qui credo che Gianluca Formicone in questo caso avrà pensato, stavolta la fortuna si è girata assolutamente dall'altra parte, non lo sappiamo. L'arbitro dice 3, non è convinto Sabatini, vediamo se sposta. Sì, 3 punti comunque, Però si può si può accontentare. accontentare di come è messa. Quindi la partita torna in perfetto equilibrio, 7 pari. Quindi signori, che siete da casa o anche la gente che è qui sulle tribune, c'è ancora da godersi lo spettacolo in questo pallino d'oro che quest'anno sembra non finire mai. Qui l'arbitro, vediamo, si dice che sia solo due pezzi. Appunto, due pezzi, dichiara pallino Formicone. Colpisce bene. Pallino all'asse, largo, punto largo, 3 metri. Mi do fastidio e basta. Credo che ritenti la fortuna Sabatini. Da questa inquadratura Sì, vedete che va sulla l'arbitro corta, sì. va a segnare la boccia corta. Alla corta, vediamo se la fortuna non lo abbandona come prima, se è ancora con lui. Colpisce bene, ma sembra che abbia fatto un bel patto con la fortuna, perché tocca l'altra boccia di Formicone, spinge anche l'altra partita, gli vanno 2 punti strettissimi, un bersaglio, boccia coperta dalla prima, vedi? Ha lasciato la boccia a 3 metri corta prima, adesso gli fa buon gioco perché copre tutto. Vedi come le bocce Sono strane, sì. sono Una strane. Va all'accosto, no, tira bocciata una boccia rallentata. rallentata alla sua boccia verde al terzo punto. La prende bene. Qui chiedo qualsiasi ausilio perché non riesco a vedere di chi è il punto. Io credo che siano ancora due bianchi. Non vedo più il pallino. Vediamo cosa dice l'arbitro Graziano Gattari. È un punto. Boccia del punto, 3 pezzi, dice l'arbitro. Il punto è della centrale. Formicone va a visionare il gioco. Cosa che probabilmente farà. Probabilmente farà perché alla fine è difficile dargli 2 punti. Se ha buon gioco, si affida anche lui alla fortuna e alla sua bravura. Non la prende. La boccia gli entra. Io a questo punto, Francesco, nella mia ignoranza, Sì. chiuderei gli occhi, accosterei. Se sono fortunato di metterla lì in mezzo, rischio anche di fare Ma partita. che ne dici di un volo su quella verde? Ah, ringrazierebbe il pubblico in questo caso, ma c'è la boccia del punto corta. Un piccolo errore sulla forza e sì, la partita non la Tu perdi. pensa cosa sarebbe vincere un pallino d'oro colpendo quella boccia di volo? Attenzione, Attenzione. tira la boccia di. Strana questa giocata, tira la boccia di Formicone Boccia verde di Formico, più al sì. centro del campo, quella più al centro del campo, Giusto per per tentare farsi la carambola. la corambola e caricare sulla verde. Vediamo se riesce nel numero. La sbaglia, ci ha fatto un po' sognare in questo caso Sabatini. Formicone scuote ancora il capo per la giocata di prima, ora sono 10 pari.